Ed ora Mondovì. Sezione nata nel 1928. Pucci. Da sempre Mondovì è stata una culla di alpini, già sede del primo reggimento alpini, ha dato poi nome al glorioso battaglione Mondovì, che con il gruppo di artiglieria da montagna si sono immolati in terra di Russia nella tragica battaglia di Novopostolajevka. Ecco il suo vessillo, che si fregia di 9 medaglie d'oro al valor militare, scortato anche qua da militare ufficiale in armi, il suo presidente, il suo consiglio e il generale Abrate, che accompagna il vessillo. La fanfara di Rogno accompagna con le sue note l'incalzare dei gagliardetti e degli alpini della sezione di Mondovì. Alpini, realtà verso la pace, lo ripeteremo all'infinito, andremo via da Vicenza con una parola sola: pace. Alpini, portatori di pace. I gagliardetti, che rappresentano i 2500 iscritti, sono ben 52 i gruppi che sono sul territorio della sezione di Mondovì, e di 52 gruppi ci sono 37 comuni, quindi vuol dire che qualche comune ha addirittura più di un gruppo. Bravissimi, e un applauso va anche a voi. Vicenza ringrazia gli alpini di Mondovì. Mondovì Ardì. La distanza da Mondovì alla sezione che sta per arrivare, anche logisticamente, più o meno è questa. Ah, c'è ancora. Allora mi hanno subito corretto. È ancora un pezzo di Mondovì che sta arrivando. Molto probabilmente gli uomini sono andati più veloci di quelli che stanno arrivando adesso. Stanno arrivando un reparto di salmeria, stanno arrivando dei muli. Mondovì, la sua sezione, ha portato anche un pezzo di quella storia che abbiamo ricordato prima, quando è passato la sezione di Cuneo, dove ai tempi c'erano gli alpini della Naia, e insieme agli alpini della Naia, nei reparti, in alcuni reparti, c'erano i muli che davano il supporto a tutto quello che era andare in quota, portare l'artiglieria, gli obici, qualcosa che è storia. È una storia che gli alpini tutti gli anni però vogliono trasmettere e vogliono far vedere sia agli alpini, ma anche coloro che magari per la prima volta assistono alla dunata. Il mio fedele compagno, per non dimenticarlo, il reparto salmeria della sezione di Mondovì ci dà questo spunto, questa visione di quello che erano gli alpini e i loro muli. E un applauso
a questo reparto di Salmeria che sta transitando sotto le tribune